Laudetur Jesus Christus, qui la Radio Vaticana. Gentili ascoltatori, siete collegati con la Basilica di San Pietro per partecipare ai primi vespri della solennità di Maria Santissima Madre di Dio, cui farà seguito il tradizionale canto del Te Deum di ringraziamento, proprio a conclusione dell'anno civile. Un anno che si chiude con l'incertezza globale e le paure con cui era iniziato, nella sofferenza prodottasi in questi mesi e dunque con un bisogno ancora più acuto di riaffidare tutto al cielo. In certo modo i gesti e le note della tradizione, la solennità scarna del Te Deum che oggi pomeriggio il Papa presiede qui nella Basilica di San Pietro, riassumono tutti i Te Deum che verranno intonati nelle chiese del mondo al termine di 12 mesi condizionati duramente dalla guerra in varie parti del mondo. Oggi gli specialisti attribuiscono la redazione finale del Te Deum a Niceta, vescovo di Remesiana alla fine del IV secolo, mentre in precedenza l'autore veniva considerato San Cipriano di Cartagine. E con il segno della croce hanno inizio i primi vespri della solennità di Maria Santissima, Madre di Dio. Raccogliamoci allora in preghiera per dire grazie a Dio per tutto ciò che di bello ci ha donato in quest'anno che sta per concludersi. Signore, vieni presto il mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Ed ora il coro della Cappella Sistina intona l'inno Ave Stella del Mare. Madre gloriosa di Dio, Vergine sempre Maria, porta felice del cielo. Oggi volgiamo lo sguardo a colei che nella pienezza dei tempi ha accolto Gesù nel suo grembo, divenendo così Madre di Dio. Stasera siamo riuniti intorno a Cristo e a Sua Madre per ringraziarli per l'anno che sta per concludersi e perché crediamo che il nuovo anno sia un anno di grazia, che il Signore sia con noi. Facciamo passare attraverso di Lui gli auguri di pace che formuliamo gli uni per gli altri e per la nazione del mondo intero. Thank you.
Maria, donaci giorni di pace. Veglia sul nostro cammino. Fa che vediamo il tuo figlio pieni di gioia nel cielo. E all'inno Ave Stella del Mare fa seguito l'antifona Meraviglioso scambio. Il Creatore ha preso un'anima e un corpo, è nato da una vergine, fatto uomo senza opera d'uomo, ci dona la sua divinità. E questo è il Salmo 112. Lodate, servi del Signore, il Signore. Sia benedetto il nome del Signore, ora e sempre. E ancora una volta viene intonata l'antifona Meraviglioso scambio. Il Creatore ha preso un'anima e un corpo, è nato da una vergine, fatto uomo senza opera d'uomo, ci dona la sua divinità. Thank you.
Ed ora l'antifona hai compiuto le scritture, quando in modo unico sei nato dalla Vergine, come rugiada sul vello sei disceso a salvare l'uomo. Viene intonato il Salmo 147, glorifica il Signore Gerusalemme, loda Sion il tuo Dio. Protagonista della lode questa volta è Gerusalemme, la città santa. La protezione di Dio è espressa con l'immagine di chi controlla le serrature delle porte e non fa mancare l'abbondanza. Solo con la sua parola Dio è capace di scuotere il letargo invernale. Siamo alla quarta antifona, come il roveto che Mosè vide ardere intatto, integra è la tua verginità, Madre di Dio. Noi ti lodiamo, tu prega per noi. Oh.
disegno di ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo come quelle della terra. E la sua benevolenza vuole bene prestabilito e realizzato nella pienezza dei tempi. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetto con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. Segue ora una breve lettura tratta dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare coloro che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli. L'Apostolo Paolo mette a fuoco la nascita di Gesù, figlio di Dio, da una donna, per far comprendere che la salvezza si inserisce nella realtà storica degli uomini e rende figli di Dio. Ed è il momento dell'omelia di Papa Francesco. Ascoltiamo, prepariamoci ad ascoltare le parole del Pontefice. La fede ci permette di vivere quest'ora in un modo diverso rispetto a una mentalità mondana. La fede in Gesù Cristo, Dio incarnato, nato dalla Vergine Maria, dona un modo nuovo di sentire il tempo e la vita. Lo riassumerei in due parole: gratitudine e speranza. Qualcuno potrebbe dire, ma non è quello che fanno tutti in quest'ultima sera dell'anno? Tutti ringraziano, tutti sperano, credenti e non credenti. Forse può sembrare che sia così, e magari lo fosse, ma in realtà la gratitudine mondana, la speranza mondana sono apparenti, mancano della dimensione essenziale, che è quella della relazione con l'altro e con gli altri, con Dio e con i fratelli. Sono appiattite sull'io, sui suoi interessi, e così hanno il fiato corto. Non vanno oltre la soddisfazione e l'ottimismo. Invece in questa liturgia si respira tutta un'aria, un'altra atmosfera, quella della lode, quella dello stupore, quella della riconoscenza. E ciò accade non per la maestosità della Basilica, non per le luci, per i canti. Queste cose ne sono piuttosto la conseguenza, ma per il mistero che l'antifona al primo salmo ha espresso così: meraviglioso scambio. Il Creatore ha preso un'anima e un corpo, è nato da una vergine, ci dona la sua divinità. Questo meraviglioso scambio. La liturgia ci fa entrare nei sentimenti della Chiesa, e la Chiesa, per così dire,
li impara dalla Vergine Madre. Pensiamo a quale sarà stata la gratitudine nel cuore di Maria mentre guardava Gesù appena nato. È un'esperienza che solo una mamma può fare e che tuttavia in lei, nella Madre di Dio, ha una profondità unica, incomparabile. Maria sa, lei sola, insieme a Giuseppe, da dove viene quel bambino. Eppure è lì, respira, piange, ha bisogno di mangiare, di essere coperto, accudito. Il mistero dà spazio alla gratitudine, che affiora nella contemplazione del dono, nella gratuità, mentre soffoca nell'ansia dell'avere e dell'apparire. La Chiesa impara dalla Vergine Madre la gratitudine. Impara anche la speranza. Viene da pensare che Dio abbia scelto lei, Maria di Nazareth, perché nel suo cuore ha visto rispecchiata la propria speranza, quella che Lui stesso aveva infuso in lei con il suo spirito. Maria è da sempre colmata di amore, colmata di grazia e per questo è anche colmata di fiducia e di speranza. Quello di Maria e della Chiesa non è ottimismo, è un'altra cosa, è fede nel Dio fedele alle sue promesse. E questa fede assume la forma della speranza nella dimensione del tempo, potremmo dire in cammino. Il cristiano, come Maria, è un pellegrino di speranza. E proprio questo sarà il tema del Giubileo del 25. Pellegrini di speranza. Cari fratelli e sorelle, possiamo chiederci, Roma si sta preparando a diventare nell'anno santo città della speranza? Tutti sappiamo che da tempo è in atto l'organizzazione del Giubileo, ma comprendiamo bene, nella prospettiva che qui assumiamo, non si tratta principalmente di questo, si tratta piuttosto della testimonianza della comunità ecclesiale e civile, testimonianza che, più che negli eventi, consiste nello stile di vita, nella qualità etica e spirituale della convivenza. E allora la domanda si può formulare così: stiamo operando ciascuno nel proprio ambito affinché questa città sia segno di speranza per chi vi abita e per quanti la visitano? Un esempio: entrare in Piazza San Pietro e vedere che nell'abbraccio del colonnato si muovono liberamente e serenamente persone di ogni nazionalità, di ogni cultura e religione, è un'esperienza che infonde speranza. Ma è importante che essa sia confermata di una buona accoglienza nella visita alla Basilica, come pure nei servizi di informazione. Un altro esempio: il fascino del centro storico di Roma è perenne e universale, ma bisogna che possano godarlo anche le persone anziane o con qualche disabilità motoria. E occorre che alla grande bellezza corrispondano il semplice decoro e la normale funzionalità nei luoghi e nella situazione della vita ordinaria, nella vita feriale, perché una città più vivibile per i suoi cittadini e anche più accogliente per tutti. Cari fratelli e sorelle, un pellegrinaggio, specialmente se impegnativo, richiede una buona preparazione. Per questo l'anno prossimo, che precede il Giubileo, è dedicato alla preghiera. Tutto un anno dedicato alla preghiera. E quale maestra migliore potremmo avere dalla nostra Santa Madre? Mettiamoci alla sua scuola. Impariamo da lei a vivere ogni giorno, ogni momento, ogni occupazione con lo sguardo interiore rivolto a Gesù. Gioie e dolori, soddisfazioni e problemi. Tutto alla presenza e con la grazia di Gesù il Signore. Tutto con gratitudine e speranza.
e con l'invito a metterci alla scuola di Maria e imparare da lei a vivere ogni giorno, ogni momento, ogni occupazione con lo sguardo interiore rivolto a Gesù, si è conclusa l'omelia di Papa Francesco. Vengono rispettati ora alcuni istanti di silenzio e il momento personale e meditativo della risposta, una libera effusione dell'anima. Questa pausa di silenzio è necessaria. È necessaria perché la parola penetri in profondità e acquisti efficacia. La parola di Dio nasce proprio dal silenzio e noi abbiamo bisogno di silenzio per cogliere quelle voci che solo nel raccoglimento diventano fonte di luce, di sapienza, di gaudio interiore dello spirito. E rispettiamo anche noi qualche istante di silenzio. E viene intonata l'antifona al Magnificat, la preghiera del Magnificat è stata definita il canto della figlia di Sion e rappresenta una perla preziosa incastonata nella Sacra Scrittura che raccoglie luce dall'Antico e Nuovo Testamento. Il grembo intatto di una vergine diviene tempio di Dio. Colui che da essa prende carne rimane incontaminato. Verranno tutti i popoli e diranno: «Gloria a te, Signore!» Nel suo immenso amore per noi, Dio ha mandato il suo Figlio, fatto uomo come noi peccatori. Alleluia! L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Ha ricolmato di bene gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia. Come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. E il Pontefice introduce l'intercessione. Ad ogni preghiera l'Assemblea risponde: dona a tutti la pace, o Signore. Invochiamo il Cristo, nostra pace, che è venuto a unire in un solo popolo gli uomini di ogni lingua e nazione. Signore, dona a tutti la tua pace, Signore. Tu che venendo fra noi hai rivelato l'amore del Padre, fa che lo ringraziamo sempre per i suoi benefici. Dona a tutti la tua pace, Signore. Tu che hai voluto, piena di grazia,
Maria, tua madre, e fondi su tutti gli uomini l'abbondanza dei tuoi doni. Portato al mondo il lieto annunzio della salvezza, moltiplica gli araldi e i discepoli della tua parola. Da Maria Vergine come nostro fratello, insegna a tutti gli uomini la vera fraternità. Di giustizia apparso all'orizzonte dell'umanità, risplendi ai nostri fratelli defunti nella beatitudine eterna. Concludiamo la nostra preghiera della sera chiedendo l'avvento del Regno di Dio. Al Padre di tutti, che tutti ama di un unico paziente amore, salga ora la preghiera universale, il Padre nostro. Città feconda di Maria, hai donato agli uomini i beni della salvezza eterna. Fa che sperimentiamo la sua intercessione, poiché in mezzo di lei abbiamo ricevuto l'autore della vita, Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Ed ora il canto del Te Deum viene cantato per ringraziare il Signore per l'anno appena trascorso. Attribuito a San Cipriano, è stato musicato da diversi autori, da Palestrina a Mozart fino a Verdi. Thank you.
Soccorri i tuoi figli, Signore, che hai redento col tuo sangue prezioso. Abbiamo cantato il Te Deum, abbiamo ringraziato il Signore per l'anno appena trascorso. E siamo ai riti conclusivi, tra poco la benedizione di Papa Francesco. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figli e Spirito Santo. Amen. Ite in pace. E viene intonata dal coro l'antifona mariana Alma Redemptoris Mater. O Santa Madre del Redentore, porta dei cieli, stella del mare, soccorri il tuo popolo che anela a risorgere. Come dicevo in apertura del nostro collegamento, oggi volgiamo lo sguardo a colei che nella pienezza dei tempi ha accolto Gesù nel suo grembo, divenendo così Madre di Dio. E in questa celebrazione abbiamo chiesto al Signore, per intercessione di Sua Madre e di Nostra Madre, che ci guidi in questo nuovo tratto del cammino della nostra vita e doni soprattutto pace alle nostre famiglie e al mondo intero. Staziona vicino all'altare della confessione, proprio a sinistra, guardando l'altare, un quadro raffigurante la Madonna allattante, detto anche Madonna del Latte o Madonna di San Guglielmo. Si tratta di un dipinto a tempera su tavola, custodito al Museo Abbaziale del Santuario di Montevergine. E secondo la tradizione, l'opera venne realizzata da Gualtiero, un pittore locale, a seguito della caduta di un'impalcatura che gli aveva procurato la frattura del braccio. Poi fu guarito da San Guglielmo, che decise di diventare monaco e dipinse l'icona. Troveremo questa immagine sia oggi, quindi per questa celebrazione, che per la celebrazione di domani, 1° gennaio. E tra poco Papa Francesco lascerà la Basilica per recarsi a rendere omaggio al presepe che è stato allestito in piazza San Pietro, il presepe che arriva da Rieti.
E in questo momento Papa Francesco bacia il bambinello che è posto davanti all'altare della confessione. E mi ha raggiunto in studio Alessandro Gisotti, vice direttore editoriale. Seguiremo l'andare di Papa Francesco davanti al presepe. Alessandro, buona serata innanzitutto, buon Natale, buon anno nuovo. Sono tantissimi gli argomenti che vorrei trattare insieme a te. Iniziamo dall'omelia che abbiamo ascoltato poco fa, l'omelia di Papa Francesco. Due parole al centro: gratitudine e speranza. E a proposito di quest'ultima, la speranza, ha detto che sarà il tema del prossimo giubileo. E qui il pontefice si è posta una domanda: Roma si sta preparando a diventare nell'anno santo città della speranza. Secondo te, Alessandro, stiamo operando ciascuno nel proprio ambito affinché questa città sia segno di speranza per chi vi abita e per i visitatori? Ma intanto, Orazio, un dato di cronaca non irrilevante rispetto a quello che stavi dicendo tu adesso: il sindaco di Roma Gualtieri ha partecipato alla celebrazione e Papa Francesco, dopo aver baciato il bambinello, si è appunto recato a salutare il sindaco Gualtieri. È evidente che il giubileo è un grande, straordinario evento di fede ecclesiale, universale, cattolico nel senso più vero del termine, e tuttavia è anche un grande, straordinario evento civile, e civico, civile e sociale. E tu come me abbiamo vissuto proprio qui alla Radio Vaticana il giubileo del 2000, io ero arrivato da poco, e tu eri qui da qualche anno, ma il ricordo è vivissimo di uno straordinario anno. Veramente, io ho ancora, non lo nascondo, i brividi per l'emozione, ricordando, forse anche perché ero molto più giovane, quell'anno straordinario. Che festa della fede con questo anziano Papa Giovanni Paolo II, già malato, visibilmente affaticato, eppure straordinariamente capace di richiamare a Roma milioni e milioni di persone, di fedeli. Indimenticabile la GMG di Tor Vergata, ma non solo, insomma, tanti tanti eventi. E il giubileo che si avvicina sempre più rapidamente, perché, insomma, parliamoci chiaro, il giubileo è ovvio, è nel 2025, ma questo 2024 sarà tutto un anno di preparazione, ma anche più di preparazione. Interessante quello che ha detto il Santo Padre: ci sarà un anno di preghiera, cioè come ci si prepara al giubileo. E noi siamo qui a Palazzo Pio, Piazza Pia, per i romani ovviamente so che dico qualcosa molto concreta e comprensibile, lo dico per i non romani: Piazza Pia è la grande piazza che è tra Palazzo Pio, sede di Radio Vaticana, e Castel Sant'Angelo, è un immenso cantiere, e per i romani insomma sono mesi di grande disagio e difficoltà. Questa è una città con tante complicazioni anche a livello urbanistico, di trasporti, e quindi avere anche cantieri aperti qua e là in tutta la città, Piazza Pia, Piazza Venezia e anche altri, danno l'idea anche di questa preparazione urbanistica, ingegneristica, architettonica verso il giubileo. Però Papa Francesco oggi ci ha fatto una domanda molto più profonda: non che quella parte di preparazione al giubileo non sia importante, però il giubileo deve nascere nel nostro cuore, deve essere di preparazione innanzitutto spirituale. Ed ecco che Papa Francesco dice: il prossimo anno, il 2024, che inizia fra poche ore, sarà un anno totalmente dedicato alla preghiera, preghiera che prelude a quel tema della speranza che giustamente ricordavi te, perché il tema del giubileo, già ufficialmente proclamato, è Pellegrini di speranza. Quindi in un qualche modo, in un mondo, lo ascoltavo anche prima dell'inizio della diretta, il tuo parlare con Don Pasquale Brizzi, insomma, viviamo in un mondo sinceramente dove è anche un po' difficile a volte trovare delle note di positività, di gioia, di felicità. Pensiamo a quanti popoli soffrono a causa della guerra, invece è proprio lì che deve rinascere la speranza che porta Gesù Cristo, la speranza cristiana. E quindi questo giubileo che arriva con un tema quanto mai opportuno, e già lo
lo cogliamo anche nelle parole che Papa Francesco ha detto stasera, molto concrete anche nella parte relativa alla nostra città. E qui concludo con un'annotazione, a me è piaciuta molto per la sua concretezza questa frase: se la città è più vivibile per i cittadini è anche più accogliente per tutti. È vero, perché noi romani insomma siamo abituati ad accogliere tutti. Giubilei è la sede del governo italiano, della presidenza della Repubblica, quindi è una città universale per vocazione. Però certo Roma è complicata, è una città che da cittadini si vive a volte con fatica. Allora il Papa, senza criticare nessuno, anzi come dicevo è andato subito a salutare il sindaco Gualtieri, però incoraggia a rendere questa città più vivibile, perché se Roma sarà più vivibile i cittadini vivranno meglio e saranno anche più pronti ad accogliere i tanti milioni, ci aspettiamo milioni di pellegrini, fedeli e turisti anche ovviamente, che nel 2025 arriveranno a Roma. Ecco, come tu stesso ricordavi, l'anno prossimo, l'anno che precede il grande giubileo, sarà dedicato alla preghiera, ne ha parlato anche il Papa. La preghiera è lo strumento più inoffensivo a cui si possa ricorrere, eppure è un'arma potentissima. Essa è una chiave capace di forzare anche le situazioni di odio più inveterato, Alessandro. Hai ragione, questo è un po' il paradosso cristiano, è il più inoffensivo ma noi vogliamo credere anche il più potente. Sicuramente ci crede Papa Francesco, sicuramente ci credeva Benedetto XVI, di cui oggi ricordiamo il primo anniversario della morte, e sicuramente Giovanni Paolo II. Noi ogni volta, a me piace ricordarlo, però credo che per gli ascoltatori anche aiuti a capire da dove trasmettiamo. Questa è la regia 3 di Palazzo Pio. Ora, su questa parete che è dietro le spalle di Orazio Coclite c'è scritto Studio Karol Wojtyła. Perché? Perché qui il cardinale, il giovane cardinale polacco Karol Wojtyła, ha registrato ben 21 trasmissioni del programma polacco di Radio Vaticana, e quindi è per questo che questa regia da cui parliamo ha il nome di Karol Wojtyła. Beh, noi sempre consideriamo i nostri tempi come quelli più duri, quelli più complicati, più difficili. Ma pensate che cosa deve essere stato per Karol Wojtyła e per i polacchi vivere sotto il comunismo dopo aver vissuto sotto il nazismo, no? Eppure la speranza cristiana si è fatta strada con forza, con la preghiera, appunto come dicevi te, inoffensiva eppure capace di spostare i binari della storia. Questo per esempio sulla caduta del muro di Berlino e della fine dell'Unione Sovietica, Gorbaciov, un altro grande della storia che ci ha lasciato l'anno scorso, e diceva sempre: se è avvenuta in quel modo sicuramente è grazie a Giovanni Paolo II, quindi un leader senza nessuna arma, no? Quindi se non proprio quella della preghiera. E oggi mi pare che Papa Francesco ci ridica esattamente questo. In fondo tutti ricorderanno che anche in questo anno, così come nell'anno precedente, Papa Francesco ha indetto delle giornate preghiera di digiuno e preghiera per l'appunto, proprio in relazione a queste situazioni terribili di guerra, l'Ucraina, la Siria, ma l'aveva già fatto per il Sud Sudan, lo ha fatto per il Medio Oriente in altre occasioni nel suo pontificato, quindi è lì che poi c'è la riserva di energia inoffensiva e invisibile a cui ricorre il cristiano, e Papa Francesco ce lo insegna. Ricordiamo che sono tanti i conflitti in corso nel mondo, oltre 50. E il 31 dicembre dell'anno scorso si spegneva, ritornava alla casa del padre l'amatissimo Papa Benedetto XVI, che ha lasciato a noi popolo di credenti una grande eredità, quella di aver messo al centro della sua lunga vita la questione di Dio e il cristocentrismo. Tu che ricordo hai di questo grande Papa? Cosa ti ha lasciato? È una domanda non facile, perché Joseph Ratzinger innanzitutto è stato uno straordinario divulgatore anche. Prima di essere il cardinale Joseph Ratzinger, prefetto della dottrina della fede, e poi ovviamente il Papa Benedetto. Io mi ricordo ormai tanti anni fa, di essermi trovato a conversare con padre Federico Lombardi, il nostro storico direttore della Radio Vaticana, a proposito di Introduzione al Cristianesimo, un testo straordinario, di una bellezza straordinaria. Appunto, il testo già nel titolo dice Introduzione al Cristianesimo. Ora, Ratzinger aveva credo 40 anni,
forse nemmeno, ma giù di lì. Quello è ancora oggi uno, e quindi stiamo parlando di un testo che ha 50-60 anni dalla sua prima pubblicazione, quello è ancora oggi uno dei testi più diffusi a livello teologico e non solo, e questo ci dice la grandezza anche dell'uomo, del pensatore, di colui che è riuscito in epoche così turbolente e difficili per la vita della Chiesa a rendere ragione della speranza cristiana con una capacità di esposizione, di chiarezza, di linearità, un anche fascino proprio nel saper utilizzare la parola per raccontare la parola con la P maiuscola. E quindi questo è quello che credo resti per sempre. Non a caso, lo sappiamo, da tante parti della Chiesa si chiede che venga proclamato dottore della Chiesa Josef Ratzinger, Benedetto XVI. Ricordo anche la trilogia su Gesù di Nazareth, meraviglioso affresco della vita di Gesù incontrata dal teologo che poi diventa successore di Pietro. Ecco, scusami se ti interrompo, prego. Proprio in questo momento Eccolo. Vediamo che Papa Francesco ha lasciato la Basilica e sta raggiungendo il presepe, dove si fermerà a pregare per qualche istante. Non ha voluto mancare neanche questa volta, quest'anno. Perché su Roma sta piovendo, sì. Quindi sì. Senti, ricordiamo tutti Papa Benedetto XVI come grande teologo. Usava dire Papa Ratzinger che la vera teologia è la ricerca dell'amato. Ecco, dovremmo farlo nostro questo insegnamento. Ma tu ricorderai che Papa Francesco, proprio pochi giorni fa, nella celebrazione del Natale, o meglio nel discorso alla Curia Romana, però insomma erano i discorsi di Natale, diceva qui dopo più di 60 anni dalla fine del Concilio, insomma comunque 60 anni dal Concilio, ancora ci si divide tra progressisti e conservatori, la vera differenza è tra abituati e innamorati. Beh, pensa quanta sintonia c'è con quello che adesso dicevi te, che facevi riferimento a una parola di Benedetto, ma alla fine anche nella nostra vita quotidiana lo vediamo, dove l'abitudine alla fine prende il sopravvento, l'amore sbiadisce. Allora forse quello che Benedetto, che Francesco ci dicono è proprio questo, e cioè vivere l'amore per Gesù Cristo, per la Chiesa e per il prossimo, perché non c'è possibilità di amare in modo selettivo. Questo a volte è forse qualcosa, credo, se posso dire, che non si comprende bene. Papa Francesco è molto coerente, l'amore per il Signore non può essere disgiunto dall'amore per il prossimo, soprattutto quel prossimo che è scomodo per noi, che è lontano da noi, e che Francesco anche in questo anno così straordinario lo è andato a cercare, la pecorella, no? La pecorella smarrita del Vangelo. E Benedetto, secondo me, volendo anche condividere un ricordo personale, io ho avuto la gioia di poterlo anche incontrare dopo la rinuncia, quindi al monastero Mater Ecclesiae, e devo dire che lì ho potuto veramente ricevere come sensazione forte un uomo in pace. Sappiamo quanto si è parlato, scritto, e si continuerà probabilmente anche a scrivere, perché il gesto è stato eclatante, quella della rinuncia al Ministero Petrino dell'11 febbraio 2013, e tuttavia devo dire che la proprio percezione, sensazione di incontrarlo dopo, quindi la rinuncia al Mater Ecclesiae, era di grande serenità, di grande gioia nel sapere che comunque anche in questa nuova dimensione, nel recinto di Pietro, come lui diceva, poteva continuare a servire il Signore, lui umile lavoratore nella vigna del Signore, in particolare, per tornare al tema della preghiera, pregando per Papa Francesco. E proprio in questo momento Papa Francesco è giunto davanti al presepe allestito in piazza San Pietro, proveniente, lo ricordo ancora una volta, quest'anno proveniente da Rieti. E ancora più del solito l'allestimento nelle nostre case del presepio vuole essere un segno di speranza e di fiducia per il mondo intero, vuole esprimere la certezza che Gesù viene in mezzo al suo popolo per salvarlo e consolarlo. Un messaggio, Alessandro, un messaggio importante in questo tempo,
a causa, come ricordavamo, delle guerre in varie parti del mondo. Sì, anche perché poi appunto il presepe di quest'anno, lo ricordavi anche te, l'ubicazione, cioè la provenienza geografica, quindi la Valle del Reatino, richiama immediatamente proprio l'origine del presepe. Sono 800 anni da questa intuizione, da questa profezia, se vogliamo, del presepe, invenzione tra virgolette ovviamente di San Francesco a Greccio. E infatti anche il presepe in Piazza San Pietro, per tutti coloro che lo hanno potuto visitare, e Papa Francesco è ancora lì in preghiera, si è soffermato appunto lì davanti, e proprio mostra quella che è stata l'intuizione. C'è anche questa particolarità di una statua di San Francesco assieme alla Madonna e a San Giuseppe. Sì, la pace, perché la pace nasce innanzitutto nel cuore ed è un dono, non è soltanto un qualcosa che possiamo conquistare con le nostre forze. E la pace ovviamente noi la consideriamo come qualcosa di grande, la pace che è quella che viene a mancare nel rapporto tra i popoli, le guerre, ma la pace ovviamente inizia nel nostro cuore. Io ricordo per esempio quello che diceva Madre Teresa di Calcutta: non potrà esserci pace finché non ci sarà pace nelle famiglie. Oggi è anche la festa della Santa Famiglia di Nazareth. Stamattina all'Angelus insieme, Orazio, commentavamo proprio questo, di quanto ci sia bisogno di rimettere al centro la famiglia e di quanto questa attenzione sia molto presente nella vita di Papa Francesco, del suo pontificato, direi più generalmente della Chiesa. Insomma, ricordiamo tutti il doppio sinodo sulla famiglia all'inizio del pontificato, l'Amoris Laetitia, e sappiamo quanto questo sia un tema che è stato anche presente nell'ultimo sinodo sulla sinodalità. Ecco, in questo momento Papa Francesco si è fermato davanti alla banda della Guardia Svizzera che ci accompagna con queste note. Non si risparmia. Non si risparmia di nulla. Ha salutato anche molti impiegati della fabbrica di San Pietro. Esatto. Ha salutato anche i pellegrini che stazionavano ormai da ore ad aspettare l'arrivo di Papa Francesco. Li ha salutati tutti. Esatto. Lungo le corsie transennate. E il Natale, Alessandro, ci presenta una visione familiare di tepore, di affetto, ma tanti vivono queste feste nella solitudine, nell'abbandono. È proprio qui che interviene Gesù Cristo. Anche lui nasce sconosciuto e solo con i suoi genitori, rifiutato e abbandonato. Potrebbe sembrare facile retorica. Ma non lo è per nulla, soprattutto... Insomma, questo poi Papa Francesco in queste ultime settimane, in questo periodo di Avvento ed ora di Natale, lo ha detto anche tante volte, perché ahimè noi dobbiamo ricordare e riconoscere che in questo momento una delle terre più sfigurate dalla violenza è proprio la terra di Gesù, la terra santa. E quindi quello che tu dicevi adesso è esperienza per tantissime persone. E cioè che Gesù nasce in una condizione di povertà, di esclusione, di violenza, Erode. Cioè è immediato il richiamo a quello che succede oggi, la morte di tanti innocenti, soprattutto bambini. E Papa Francesco questo lo ha detto con forza, usando anche parole che sono apparse scomode, eppure la verità non può essere scomoda. E se lo è bene che richiami la coscienza di tutti, anche la nostra, evidentemente, che facciamo informazione, che siamo chiamati ad essere attenti anche ai messaggi che lanciamo e a quello che proponiamo anche con i contenuti della nostra informazione. Oggi lo dicevamo, Orazio, in questo momento parliamo in una diretta della Radio Vaticana, Vatican News, ma ovviamente anche il giornale, l'Osservatore Romano, cercare ogni giorno nel nostro piccolo di poter fare, attraverso i mezzi di comunicazione e di informazione della Santa Sede, il lavoro che Papa Francesco ci chiede, di essere costruttori di ponti e non costruttori di muri. Ecco, oggi celebriamo la festa della Santa Famiglia di Nazareth, è la festa di ogni famiglia cristiana, e la famiglia è la culla del futuro. Occorre però fare in modo che la culla sia riscaldata dall'amore
perché la vita che vi sboccia vi possa sviluppare senza traumi. Però è necessario un grande sforzo unitario per contrastare i fermenti negativi, che sono tantissimi, Alessandro. Sì, in questo ovviamente c'è anche la dimensione civica, politica nel senso più alto del termine. San Paolo VI diceva che la politica è la più alta forma di carità, ma è così, perché è proprio nell'ambito della politica, in senso più nobile del termine, che si possono affrontare e risolvere i grandi problemi del nostro tempo e anche, penso, della nostra società italiana. In questo devo dire che Papa Francesco ha stimolato con i suoi interventi, con le sue udienze, con le sue partecipazioni anche ad eventi, penso al Forum della Famiglia, per esempio, promosso da Gigi De Palo, in particolare agli Stati Generali della Natalità, e con grande capacità anche di interlocuzione. È un Papa che ha con molta serenità parlato con presidenti del Consiglio di diversa area politica, Giorgia Meloni, Mario Draghi, e Giuseppe Conte, questo per nominare giusto gli ultimi tre. Sappiamo della straordinaria, non celata, grazie a Dio, aggiungerei, sintonia con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, lasciami dire, anche da italiano, che ci sentiamo secondo me in tanti rassicurati dall'avere Sergio Mattarella al Colle del Quirinale e Jorge Mario Bergoglio al Colle del Vaticano. Credo che anche ultimamente, adesso al di là di una forse facile affermazione, ma ultimamente ricordo che c'era stato un sondaggio pubblicato anche sui quotidiani italiani che mostravano come le due figure in Italia più autorevoli, considerate diciamo così più autorevoli, attendibili, credibili, sono proprio Sergio Mattarella e Papa Francesco. E fra l'altro bello anche sempre questi messaggi reciproci che i due si sono inviati in occasioni importanti. Ogni volta che Papa Francesco parte per un viaggio, lasciatemi dire, il messaggio non è mai di circostanza dal Quirinale quando parte e quando ritorna, quindi il segno di una sintonia particolare. Allora Alessandro, io ti ringrazio ancora una volta per le bellissime parole, per le tue riflessioni. Il Papa sta rientrando in Vaticano, ha lasciato la piazza. Il tempo a nostra disposizione, cari amici, è finito. Alessandro, brevemente un augurio per il nuovo anno. Ma un augurio di pace, assolutamente. Ne abbiamo immensamente bisogno, di pace nei nostri cuori, nella nostra vita, e ovviamente pace tra i popoli. E pace e speranza sono veramente i pilastri, credo, della vita quotidiana, della piccola storia, ma anche della grande storia. E l'augurio anche a Papa Francesco, che ci possa aiutare con la sua testimonianza e con il suo magistero a credere che la speranza sia possibile e possa rinascere anche la pace innanzitutto nei nostri cuori. Ecco, io invito tutti gli ascoltatori a fare nostro il tuo augurio. La pace richiede soprattutto la preghiera, quindi anche alimentiamola con la nostra preghiera. Amici, io mi devo fermare qui, io ringrazio il collega in regia, Gabriele Di Domenico, grazie a tutti voi per la cortese attenzione e ancora l'augurio di un felice anno nuovo a tutti, che sia un anno ricco di pace.